Quando le aziende chiudono, il danno economico e sociale che si paga è sempre alto, che siano piccole, medie o grandi. Si tratta di posti di lavoro persi, vertenze che si aprono, tavoli, incontri. Confcooperative Molise, CGL, CISL e UIL regionali hanno sottoscritto, incontrandosi al Teatro del Loto di Ferrazzano, un accordo che vuole essere un concreto approccio innovativo al lavoro, la promozione e lo sviluppo dei workers buyout, cioè le imprese rigenerate dai lavoratori, come ha spiegato Domenico Calleo, presidente di Confcooperative Molise. È un'iniziativa che parte a livello nazionale, è uno strumento che tende a dare la possibilità ai lavoratori di acquisire un'azienda in fase di fallimento di concordato preventivo attraverso il modello cooperativo, per cui abbiamo il Works Buyout cooperativo. Logicamente, per avviare questa forma di impresa mettiamo in moto tutti i nostri strumenti finanziari per cercare di dare un contributo a questi lavoratori, per cui diciamo che rientrano in quelle che sono le politiche attive del lavoro. Investire nei lavoratori e nella loro formazione diventa essenziale. Il commercialista Giulio Berchicci ci ha spiegato nel dettaglio tecnico i workers buyout cooperativi. I lavoratori che hanno le capacità per potersi riorganizzare e hanno intenzione di voler proseguire l'attività svolta dal vecchio imprenditore possono accedere a strumenti che sono tra l'altro strumenti di politica attiva, forse è lo strumento di politica attiva per eccellenza, che consente appunto di poter capitalizzare mezzi propri che sono la NASPI oppure il TFR che ancora devono percepire dall'azienda, per poter creare un'iniziativa imprenditoriale in proprio. CGL, CISL e UIL considerano l'accordo importante per rivedere con concretezza e innovazione le logiche del lavoro e dell'impresa. Noi riteniamo che i lavoratori debbano partecipare a tutto il sistema dell'impresa, anche laddove le imprese sono costituite, perché questo senso di responsabilità fa sì che tu garantisca il tuo futuro. Questa è un'opportunità che va sperimentata sul campo, va seguita, e noi abbiamo aderito con entusiasmo, avendo anche conoscenza precisa già di alcune aziende che vivono situazioni di crisi aziendale. E quindi pensiamo che possa essere una buona opportunità per il nostro territorio di fare impresa etica, impresa cooperativa. Pensiamo alle grandi vertenze della nostra regione, ITR, GAM su tutte. ITR che purtroppo è andata come è andata, ma poteva essere una risorsa questo protocollo, cioè i lavoratori che si organizzavano per prendere possesso della fabbrica e non essere colonizzati da persone che da fuori regione venivano per altri interessi e hanno lasciato un'azienda fallita, ma così come sulla GAM. La GAM, i lavoratori si possono organizzare per prendere il possesso della proprietà della società.